Ciao a tutti ragazzi, prima di iniziare il video come al solito voglio salutare gli ultimi abbonati della settimana e quindi grazie a Rob, a Yel e a Fabio per essersi abbonati a questo canale, grazie mille anche a tutti gli altri ragazzi che nei giorni precedenti hanno fatto l'abbonamento a questo canale per supportarlo e come al solito gli abbonati i video li vedono prima, buona visione. Buongiorno a tutti ragazzi, no, oggi non è una giornata come le altre. No. Nel vero senso della parola. Vabbè, tanto è domenica, quindi buona domenica. Spero che possiate trascorrerla in serenità insieme alle vostre famiglie, riposandovi in attesa di quello che sarà l'appuntamento di questa sera, delle 20:45, e cioè Juventus-Inter. Eh sì ragazzi, il giorno del derby d'Italia, non si scappa, è una giornata diversa per tutti. E lo sappiamo alla stragrande come la state vivendo questa attesa. Beh, devo dirvi la verità, forse in questo momento nel migliore dei modi dal punto di vista della classifica, se vogliamo considerare l'obiettivo vero e proprio della Juve, perché per bocca dei protagonisti della Juventus, dalla dirigenza all'allenatore ai calciatori, ci viene ripetuto dall'inizio dell'anno che l'obiettivo della Juventus è rientrare in Champions League. In seguito alle partite di ieri, anche nel peggiore dei casi oggi, quindi aspettando Roma e Bologna che potrebbero vincere e andare a quota, mi pare 21, la Juventus, anche perdendo con l'Inter e con loro che vincono, rimarrebbe a più 8 sul quinto posto. Quindi io, come vi dicevo già le settimane precedenti, faccio un po' fatica a pensare che l'obiettivo, che questa partita debba essere finalizzata ad aumentare il vantaggio sulla posizione che ti permette di entrare in zona Champions. Siamo qui, siamo a metà, anzi poco più del girone d'andata, c'è una partita scontro diretto in casa nostra contro i primi che ci dà la possibilità di andare in testa alla classifica, stop in solitaria. Anche loro hanno dei problemini, mi sembra un'occasione troppo ghiotta ragazzi, cioè, ve lo dico proprio tranquillamente, e come dicevo anche nelle puntate precedenti, non firmerei per un pareggio, a maggior ragione dopo i risultati di ieri con la sconfitta della Fiorentina e dell'Atalanta, che erano un po' le squadre che poteva rientrare in corsa, rimettere tutto in discussione. Il Milan e il Napoli hanno vinto, hanno messo una sorta di freccia nel discorso sorpasso legato alla qualificazione Champions, poi per loro il discorso è differente rispetto a noi. Ma per noi oggi, in questa giornata qui, con questa partita qui, no, non firmerei per il pareggio, è un'occasione troppo ghiotta, davvero troppo troppo ghiotta. E quindi stasera una vittoria sarebbe molto molto bella. Ci credo? No. Cioè, ci credo nel senso che può succedere, ovvio. Cioè, nel senso ci credo, supporto la squadra, spero che accada. Però non mi sento una partita da vittoria per la Juve questa sera. Non me la sento. Però voglio sapere anche un po' le vostre sensazioni riguardo, perché insomma potrebbe essere tutto differente, mentre Ragù ha cambiato tutti i colori dello sfondo. Maledetto, non si va sui telecomandi, maledetto. Non starò qui a raccontarvi come gioca l'Inter, lo sappiamo tutti, è la squadra, cioè se pensa alla Serie A è la squadra da battere. È il miglior attacco, è la miglior difesa, ha il capocannoniere del campionato, è la squadra che serve più assist, quindi una squadra che gioca effettivamente da squadra. Nella media corrono più di noi, che è un po' la nostra arma di questa stagione. Sono primi per rigori a favore, sono terzi per gol dalla panchina, e quindi qua entra in gioco un parere puramente soggettivo, ma sono la rosa più lunga, sono la rosa più qualitativa, anche se secondo me non è che ci sia una distanza incolmabile con la Juve, ma questo mi viene da dire leggendo e scorrendo banalmente la rosa dell'Inter come se fosse un discorso di figurine. Sono secondi per tiri totali dietro il Napoli, noi siamo terzi, e poi dopo di noi ci sono Sassuolo, Atalanta e Monza, quindi squadre che occupano posizioni differenti di classifica. Sono terzi dopo Napoli e Fiorentina per passaggi sulla tre quarti, che sono quei passaggi che vanno poi a creare le azioni da gol, sono quelli che fanno in modo che possano diventare pericolose le squadre negli ultimi metri, dove veramente la palla scotta di più, dove le difese devono entrare in stato di attenzione. Prima dell'ultima di Serie A però erano la squadra peggiore in assoluto per dribbling completati. Ora, siamo ancora lì, peggio dell'Inter ci sono solo il Genoa e l'Hellas Verona, ma siamo lì. Però questo è il punto debole dell'Inter,
che ha un giocatore chiave su tutti, che crea la superiorità numerica perché è un giocatore un po' più da dribbling proprio, un giocatore da uno contro uno, che è Thuram. E infatti io vado a individuare in Chiesa e Thuram i due giocatori un po' più pericolosi nelle due squadre, perché sono quelli che possano creare la superiorità numerica con una giocata, e guarda caso banalmente sono i due che ho contro al fantacalcio in questa giornata insieme a Kvaratskhelia, che ieri ha già segnato, quindi prepariamoci che il gol di Thuram è scontato, se non scontatissimo, speriamo anche quello di Chiesa a questo punto, si è proprio ammazzata tra capo e collo, però per una ragione positiva lato Juve me lo auguro. E se vado a prendere i dati generali di Juventus e Inter, siamo secondi in due cose e basta, cioè i falli fatti e appunto i dribbling, anche se non è che siamo tanto migliori di loro, perché come avevamo visto nelle settimane precedenti, la Juventus post Sassuolo si è fermata anche da quel punto di vista lì, e Chiesa dribbla decisamente di meno. Vi lascio comunque i video riassuntivi qui sopra nelle schede. E dato che parliamo di dribbling, non posso fare altro che dirvi ancora una volta quella che è la mia più grande paura di questa sera, dato che un giocatore che ha recuperato sarà a disposizione di Inzaghi e che noi conosciamo molto bene. Juan Guillermo Cuadrado. È tutto troppo scontato, è tutto troppo facile, ma come può non finire così? Come può non finire 1-0 per l'Inter, gol di Cuadrado al 90esimo? Cioè, è lo scenario peggiore in assoluto. Non esiste uno scenario peggiore di questo in questa partita. Quindi prendiamo lo scenario peggiore, worst case scenario, lo mettiamo lì e speriamo che non accada, perché dato che l'Inter è già una squadra che dribbla poco, quello lì è il giocatore che fa saltare un pochettino anche le marcature, i concetti, perché l'Inter è una squadra che va molto di passaggio, poco di dribbling, entra quello lì e si fa il dispetto, se non il dispettone. Ma guardate, veramente una cosa chiedo, che non finisca così. Poi può finire in tutti i modi, ma così sarebbe decisamente troppo, non riuscirei ad accettarlo. A maggior ragione per la prima vera partita che andiamo a fare all'interno del nuovo studio. Vi prego, vi scongiuro, questo no, questo veramente no. Parliamo di formazioni, perché ieri Allegri ha detto che abbiamo recuperato Alessandro, i pip urrà, però si parlava anche di Locatelli e di Miretti, che dovrebbero a questo punto far parte della partita. Su Alessandro sembra essere indirizzato alla panchina, ci mancherebbe altro, sarebbe stato decisamente troppo. Allegri ha detto che non vuole cambiare sistema di gioco, e anche Locatelli sembra in questo momento qui, poi sappiamo che sono cose, io registro alle 10.41, in questo momento qui Locatelli sembra destinato a partire dalla panchina, quindi la probabile formazione dovrebbe essere questa. Szczęsny, Gatti, Bremer, Rugani, Cambiaso a destra, McKennie, Rabiot e Miretti, con Rabiot davanti alla difesa a fare il mediano, Kostic, Vlahovic e Chiesa. Poi può cambiare tutto, potrebbe entrare Locatelli al posto di Miretti e Rabiot scivolare poi sulla mezzala di sinistra. Bisogna vedere come sta Locatelli, quanto c'è la volontà di rischiarlo. Se ha recuperato, ha avuto dei problemi importanti, e quindi è giusto non forzare, non cercare di portarlo oltre il suo limite massimo. Se sta bene, bene, se no faremo in un altro modo. Ad ogni caso, in ogni caso, per i giocatori disponibili questa mi sembra la formazione migliore possibile da schierare in assoluto, quindi spero che possa essere questa, con il dubbio legato a Locatelli, perché nelle settimane precedenti ci eravamo fatti mille viaggi, mille problemi, come facciamo, e dobbiamo cambiare, dobbiamo marcare, dobbiamo andare qui, dobbiamo andare là. A me piacerebbe questa formazione, perché significherebbe almeno averne le intenzioni di provare a giocarsela alla pari, senza cercare di limitare quello, limitare questo. Andiamo con i nostri migliori, cerchiamo di fare la nostra partita. Sarebbe veramente molto bello, auspicabile, e spero che possa finire così. In questo momento Vlahovic sembra aver superato Ken e Milik nelle gerarchie e sembra destinato a partire titolare. Ad ogni modo, signori, come al solito, le vostre opinioni qui sotto nei commenti. Vi chiedo di lasciare un mi piace a questo video, di lasciare un commento in cui andate a dire tutto quello che pensate. Iscrivetevi al canale, perché raggiungeremo nuovi obiettivi. Come al solito ci sono gli abbonati, quindi se volete potete pure abbonarvi a questo canale, e vi lascio qui sopra nelle schede anche il link al video che ho pubblicato ieri sul mio secondo canale, quello un po' più nerd, in cui parliamo dell'ultimo capitolo uscito di One Piece, il 1099, se siete interessati. Ci vediamo pure lì. Ciao ragazzi, a stasera, live reaction su Twitch e poi tutti i contenuti qui su YouTube.
Queste sono le attuali probabili formazioni di Juventus contro Inter. Mettendo insieme tutti i giocatori e scegliendo un modulo, quale formazione verrebbe fuori? Dato che sia Juventus che Inter giocano nel 3-5-2, beh, abbiamo fatto in fretta. In porta non ho dubbi, mi porto a casa ancora Wojciech Szczęsny. Sul trittico difensivo invece c'è da spendere qualche parola. Ho deciso di fare delle scelte secondo lo stato di forma attuale e credo che Bremer al centro della difesa in questo momento valga più di Acerbi e che Rugani stia dimostrando veramente tanto. L'ultimo posto nella retroguardia lo voglio invece dare a Darmian. A centrocampo secondo me c'è poca partita. Çalhanoğlu, Barella e Mkhitaryan sono un trio che si è assemblato alla perfezione e sono tutti e tre titolari anche all'interno della squadra mista. Sugli esterni si poteva ragionare su qualcuno a destra differente da Dumfries, ma alla fine il posto ricade ancora su di lui e a sinistra penso che sia intoccabile Di Marco. Davanti Lautaro Martinez, versione scarpa d'oro della Serie A, al posto da titolare assicurato, e al suo fianco non Thuram, bensì Federico Chiesa. Non sono particolarmente fan di Simone Inzaghi, ma credo che gli vada riconosciuto un grande lavoro in questo momento come allenatore dell'Inter, quindi lui è l'allenatore attuale. La formazione è qualcosa di questo tipo, ma voglio sapere anche la vostra qui sotto nei commenti.